Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Colui che crede in me, dal suo ventre sgorgeranno fiumi di acqua viva. Il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, una parte cadde sulla strada, fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte finì tra le pietre e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo alle spine e crescendo insieme le spine la soffocarono. Una parte cadde sulla terra buona, così i semi germogliarono, producendo il frutto. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. La legge di Mosè ci comanda di lapidare dalle donne. Tu, che ne dici? Allora, maestro, cosa facciamo? Chi di voi è senza peccato, scagli per primo una pietra contro di lei. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata. Nessuno, Signore. Neppure io ti condanno. D'ora in poi non peccare più.
tu mi lavi i piedi. Ciò che io ti faccio, tu ora non lo sai, lo comprenderai in seguito. Non mi laverai i piedi, no, mai. Se io non ti lavo, non avrai parte con me. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarli gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, chi accoglie colui che avrò mandato, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Signore, chi è? È quello a cui porgerò il boccone che sto per intingere. Quello che devi fare, fallo presto. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo che è dato a voi. Fate questo in memoria di me. Prendete e bevetene tutti. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è sparso per voi.
Non si turbi il vostro cuore, credete in Dio e credete anche in me. Dove io vado, voi conoscete la via. Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne la via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non attraverso me. Signore, dove vai? Dove io vado, tu ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Signore, perché non posso seguirti fin d'ora? Dare la mia vita per te. Pietro, daresti la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato per 3 volte. Fermatevi qui, mentre io vado a pregare. L'anima mia è triste. Restate qui e vegliate con me. Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice di dolore. Tuttavia, non quello che io voglio, ma quello che vuoi tu.
Così non avete vegliato neppure un'ora con me. Vegliate e pregate insieme a me per non cadere in tentazione. Padre mio, se non è possibile che si allontani questo calice di dolore senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Padre, Padre mio, se vuoi, passi da me questo calice. Ma sia fatta non la mia, ma la volontà del Regno dei Cieli. E riposate ormai, perché il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori.
Ecco, l'ora è vicina. Svegliatevi, andiamo. Si avvicina colui che mi tradisce. Prendete colui che bacerò. Salve, maestro. Con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Sono io Gesù Nazareno. Se dunque cercate me, lasciate gli altri andare via. Noi l'abbiamo sentito dire che avrebbe distrutto questo tempio e dopo 3 giorni ne edificherà un altro non fatto dalla mano dell'uomo. Cosa attestano costoro contro di te? Non rispondi niente? Sei tu il Cristo, il figlio benedetto? Io lo sono, e voi vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra dell'Onnipotente, venire sulle nubi dal cielo. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete sentito la bestemmia? Essere condannato a morte! Conduciamolo da Pilato! Anche tu eri con il Nazareno. Non comprendo quello che dici. Costui è di quelli. No, no. Veramente tu sei di quelli. Tu sei Galileo. Io non conosco l'uomo di cui parlate.
accusa portate contro quest'uomo? Non te l'avremmo consegnato se non fosse un malfattore. Prendetelo e giudicatelo secondo le vostre leggi. A noi non è permesso dar la morte ad alcuno. Sei tu il re dei Giudei? Dici tu questo o altri te l'hanno detto di me? Sono forse giudeo? Il tuo popolo e i capi dei sommi sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Egli crea disordine fra il popolo, pretende di essere il Messia, promesso da Dio. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se lo fosse, la mia gente avrebbe combattuto affinché non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma il mio regno non è qua giù. Allora sei un re? Tu l'hai detto, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, a rendere testimonianza alla verità. Chi è per la verità, ascolta la mia voce. Che cos'è la verità? Io non trovo in lui nessuna colpa, ma siccome è vostro uso che si liberi un condannato per la Pasqua, portatemi Barabba. Volete che vi rilasci il re dei Giudei? Thank you.
Salve! Adesso sei un re! Crocifiggetelo voi, perché io non trovo alcuna colpa in lui. Noi abbiamo una legge secondo la quale deve morire perché si è proclamato figlio di Dio. Di dove sei? Non mi parli? Tu non sai che ho il potere di rimetterti in libertà o di farti morire. Non avresti contro di me nessun potere se non ti fosse stato concesso dall'alto. Chi mi ha consegnato nelle tue mani è più colpevole di te. Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chi si fa re è suo nemico. Ecco il vostro re. Dovrò crocifiggere il vostro re? Noi non abbiamo altro re che Cesare! Io sono innocente del sangue di costui. Io me ne lavo le mani. Thank you.
Aiuta questo!
Gesù! Gerusalemme, non piangete per me, ma per voi stesse e i vostri figli, perché verranno giorni in cui si dirà: beate le sterili, Gesù, e quelle che non hanno generato, Gesù, perché se così si tratta il legno verde, cosa sarà del secco?
Costui è re dei Giudei. Ha salvato gli altri. Salvi se stesso, se è Cristo, figlio di Dio. Sei tu il Cristo. Salva te stesso e anche noi. Non temi Dio? Per noi è giusto ricevere questa pena, per i nostri delitti, ma Lui non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando sarai nel regno dei cieli. In verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Donna, ecco tuo figlio, ecco è tua madre. Thank you.
giovani! Compiuto. Era veramente il figlio di Dio. Thank you.
Donna, perché piangi? Chi cerchi? Signore, se l'hai portato via, dimmi dov'è, ed io lo prenderò. Maria. Maestro. Non trattenermi, perché non sono ancora sceso al Padre. Ma vada ai miei apostoli e di loro, ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro.
Sono stato... Deve essere condannato a morte! Deve essere condannato a morte! Riproviamo, aspetta. Conduciamolo da Pilato. Deve essere condannato a morte. Jack si gira. Maestro, questa donna è stata sospesa. Jack 2. Gianluisa, sottomita a cucina e camaiuto. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. La legge di Mosè ci comanda di lapidare tale donna. Tu che ne dici? Allora, cosa facciamo? Mannaggia, maestro! Ma mica tu pensi che è tanto... Sì, spegni qua. Maestro, pure gli dite una parola sola. No. Sono due cose diverse. Registro. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. La legge di Mosè ci comanda di lapidare tale donna. Tu, che ne dici? Pietra, allora Pietro e Giovanni entrano nel sepolcro e non trovano più Gesù. Scappano via, intanto Maria Maddalena resta fuori a piangere. Lì si avvicina a Gesù, ma lei non lo riconosce. Invece, cioè, se noi facciamo la stessa scena, lui Gesù starà davanti alla croce, cioè lo riportiamo sul. Ok. Allora, tu ti metti a terra di fronte alla croce, come se giocassi a Gesù. Io mi stumavo qua, senti chi è. Non è permesso dar la morte ad alcuno. A noi non è permesso dare la morte ad alcuno. Ok, su dice un po' che chiudo. Tu invece, quali accuse portate contro quest'uomo? Fammi sentire. Fammi sentire tu come è. Luca, via. No.
Non te l'avremmo consegnato se non fosse un malfattore. Allora, non te l'avremmo consegnato se non fosse un malfattore. Dai più pausa. Un malfattore è più pausa. Dai un po' di pausa. Se non fosse un malfattore. Tu? A noi non è permesso dar la morte ad alcuno. Quale accusa portate contro quest'uomo? Non te l'avremmo consegnato se non fosse un malfattore. Prendetelo e giustificate. Quale accusa portate contro quest'uomo? Non te l'avremmo consegnato se non fosse un malfattore. Prendetelo e giudicatelo secondo le vostre leggi. A noi non è dato, non è per... Ecco l'uomo. Ecco l'uomo. Ma sta registrando. Ecco l'uomo. Ecco l'uomo. Ecco l'uomo. Ecco l'uomo. Prendetelo e crocifiggetelo voi. Noi non abbiamo altro re che Cesare. Noi non abbiamo altro re che Cesare. Dovrò crocifiggere il vostro re? Come ha fatto. Salve. Adesso sei un re. Luca, fallo. Aspetta, non registra. Salve. Adesso sei un re. Salve, adesso sei un re. Salve, adesso sei un re. Quindi frutto. Salve! Adesso sei un re! Tu! Che ne dici?